Ben ritrovati a Dido, la trasmissione del venerdì sera su Noi TV. Questa sera parliamo di viabilità e sosta in centro storico, in particolare dei provvedimenti previsti nel piano di dettaglio presentato dal Comune di Lucca, che ha suscitato la reazione delle organizzazioni dei commercianti e non solo. Ospiti in studio per parlare di questo argomento sono Gabriele Bove, buonasera. Buonasera. Assessore alla mobilità del Comune di Lucca, e Giovanni Martini, buonasera. Buonasera. Che è presidente della Commissione Città di Lucca di Confcommercio. Sì. Perfetto. Allora, per introdurre l'argomento vediamo prima una scheda, poi passiamo subito a parlare, a entrare nel merito, nella concretezza. Per quanto riguarda l'accessibilità al centro storico, le principali novità proposte dal Comune riguardano l'area di Porta Santa Maria e quella di Porta Elisa. Il Comune prevede infatti di realizzare nel 2020 la nuova rotatoria Porta San Jacopo e di istituire contestualmente la ZTL in via Buiamonti, che oggi viene utilizzata impropriamente dagli automobilisti come viabilità alternativa alla circonvallazione. In Santa Maria sarà creata un'unica area dedicata alla sosta nella parte sinistra per chi entra in città della piazza, mentre a destra si intende realizzare una zona pedonale per l'accesso al centro senza più interferenze con il traffico veicolare. A Porta Elisa è prevista l'eliminazione del semaforo e la trasformazione della strada a senso unico in entrata. Per razionalizzare il traffico e la sosta, l'inizio della ZTL verrà spostato di circa 50 metri dall'incrocio con via del Fosso all'incrocio con via Santa Chiara. Per quanto riguarda i parcheggi, argomento che ha provocato le maggiori polemiche da parte dei commercianti, il Comune intende rendere più fruibile la parte interna del parcheggio della cittadella e avvierà uno studio di fattibilità per realizzare nuovi punti sosta in città. I residenti potranno parcheggiare come adesso negli stalli blu dopo le 19 e fino alle 9 di mattina, e in più avranno la possibilità di parcheggiare tutto il giorno al Palatucci e al Carducci. È inoltre prevista una parziale riapertura del parcheggio all'ex caserma Lorenzini. Sul fronte dei permessi per l'accesso alla ZTL, il Comune intende regolamentare in maniera più stringente l'accesso dei mezzi delle imprese di servizio, degli artigiani e della distribuzione delle merci. L'ipotesi è quella di differenziare le fasce orarie di accesso fra la zona A, pedonale, dove dovranno essere più restrittive, e la zona B, dove potranno esserci margini temporali più ampi. Allora, questo è il pacchetto dei provvedimenti presentato dal Comune. Tutto giusto, Assessore? Abbiamo riferito bene? Allora, le chiedo prima di tutto come sono stati decisi questi provvedimenti e quando entreranno in vigore. Allora, il piano di dettaglio del centro storico è una costola del piano generale del traffico urbano che era stato già precedentemente approvato dall'amministrazione comunale Tambellini. Quindi un ragionamento che vede complessivamente la città di Lucca, dal Piaggione fino a Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli, dalla zona dell'Oltreserchio fino ad Antraccoli. Nello specifico il piano di dettaglio va a esaminare la situazione dell'accessibilità, quindi sia dell'ingresso sia della sosta all'interno delle mura urbane. E sappiamo bene che va trovato un equilibrio, un punto di visione complessiva che cerchi di fare sintesi delle varie esigenze del centro storico. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Nello specifico poi sul piatto ci sono due aspetti di criticità maggiori, c'è quello del rifornimento delle merci, delle attività che sono all'interno, ma anche dei singoli esercizi commerciali, ma anche dei singoli privati, che è un tema che sta a cuore a tutti, perché il fil lungo libero dai furgoncini è materia che tutti quanti noi vogliamo approvato. Quindi per far questo abbiamo fatto una ricognizione della situazione attuale, con un quadro conoscitivo che è stato più volte presentato alle varie rappresentanti, le categorie. Ecco, quindi avete collaborato con l'organizzazione dei commercianti. Di partecipazione, cercando di capire quali siano le effettive esigenze di ogni singolo attore che lavora e vive dentro il centro storico. Poi c'è il tema ovviamente della residenza, quindi potenziare all'interno delle mura urbane il numero di residenti. È un obiettivo che ci portiamo avanti da qualche anno, è un obiettivo su cui vogliamo raggiungere dei numeri importanti, e per far questo è necessario far sì che anche la residenza sia maggiormente sviluppata e più che altro incentivata. E quando entreranno in vigore questi provvedimenti? Allora, l'insieme, il pacchetto di provvedimenti è una visione del centro storico. Chiaramente, come è stato detto nel servizio, non tutti entreranno immediatamente. L'obiettivo è quello di approvare nel giro di un mese e mezzo l'intero pacchetto,
per poi vedere durante gli anni successivi una presa di visione a seconda dei vari. Ecco, non aspetti. È che quindi che tra un mese entrano in vigore. Assolutamente, tutti. No. L'obiettivo è quello di fare una valutazione dettagliata su ogni singola azione che è prevista nel piano. Allora Martini, i commercianti sono stati sentiti, quindi avete collaborato, allora perché adesso criticate questo piano? No, sulla partecipazione non abbiamo mai criticato, a parte un inghippo iniziale perché insomma, non erano arrivati dei fogli, ma insomma subito superato e diciamo che poi dopo la partecipazione e il coinvolgimento da parte dell'assessore Bove c'è stato. Allora vi hanno coinvolto ma non vi hanno ascoltato. E speriamo che ci ascoltino, perché abbiamo consegnato adesso le nostre osservazioni, dovranno per forza prendere in considerazione, su questo non ci piove. Vorrei aggiungere che questo non è un dualismo fra Confcommercio e naturalmente amministrazione, perché abbiamo visto anche per mezzo stampa, insomma l'avete detto anche voi con i vostri TG, che bene o male non solo la Confcommercio, ma la Confesercenti, la Confartigianato, la CGL, la CISL hanno contestato questo diciamo, come lo si può chiamare? Questo pacchetto di provvedimenti. Pacchettino, oppure, dicevo un altro aggettivo, ma non, che a noi non ci piace, siccome lo contestiamo molto questo pacchetto qui, come lo chiami te, però non è solo la Confcommercio, non è un dualismo fra noi, chiaramente l'avete visto, preoccupa tante persone perché... Io dico sempre, non ci scordiamo, quel contenitore lì c'ha tanti residenti, ma c'ha molti anche lavoratori. Certo. Ci sono 4.500 persone che ci lavorano, sì, allora, sono passi importanti, bisogna stare attenti. Prima di entrare sui singoli provvedimenti, a voi che cos'è che non è andato giù in particolare? Beh, quella cosa più grossa è che lo chiamano piano della sosta e non si è trovato un posto auto a pagamento. Perciò non si può chiamare piano della sosta, o lo chiami piano della sosta per i residenti, perché allora li hanno trovati, ma piano della sosta per a Stalli Blu non se ne è trovato neanche uno, anzi, sono stati tolti. Perciò per noi non è un piano della sosta, è peggiorativo questo piano qui, molto peggiorativo. È soprattutto la questione della sosta che vi preoccupa. Diciamo anche la ZTL che per noi... che è stata intromessa poi neanche da questa amministrazione ma da quella prima, da lì in poi abbiamo visto il declino della città, come è stata usata, come è stata, diciamo, non sono state fatte le fasi di, anche diciamo, bisognava anche provare le fasce orarie, bisognava fare tante cose che non sono state fatte, né da loro né da quelli prima. Ma perciò da lì in poi questa è una punta di un iceberg praticamente, che non si può accettare anche questo provvedimento senza che non ci sia dentro dei contenitori a Stallo Blu, non è possibile. Perché dopo, se no noi dobbiamo cominciare a parlare di manifattura, di tante altre cose. Che va bene, ne parleremo, affronteremo anche la questione della sosta, adesso c'è una breve interruzione pubblicitaria, poi torniamo e andiamo con ordine, prima parliamo della viabilità, dei provvedimenti sulla viabilità, a tra poco. Di nuovo dagli studi di Noi TV per parlare dei provvedimenti su viabilità e sosta proposti dal Comune di Lucca, presentati dal Comune di Lucca. Partiamo con le questioni della viabilità che in particolare, Assessore, riguardano la zona di Porta Elisa e di Porta Santa Maria. Allora, partiamo da Porta Elisa. Quali sono le novità che presentate? Innanzitutto c'è da dire che in questi anni ci siamo concentrati sulla circonvallazione. Le rotatorie che sono state realizzate andando a togliere i semafori hanno snellito molto il traffico della città, perché poi si parla di accessibilità, è chiaro che la gente deve essere invogliata non solo per il parcheggio ma anche per la fluidità delle strade che arrivano alle mura urbane. Quindi un altro obiettivo che ci poniamo nel corso del 2020 è quello della progettazione e della realizzazione della rotatoria davanti Porta San Jacopo. Porta San Jacopo oggi è un altro punto dove il flusso veicolare viene fortemente stoppato, quindi riteniamo opportuno andare a togliere il semaforo per realizzare una rotatoria. Questo renderà molto più fluido anche il tratto della circonvallazione adiacente e ci consentirà di mettere un senso unico di accesso all'interno di Porta Elisa, quindi si potrà percorrere Porta Elisa in entrata fino all'altezza di via Santa Chiara e continuare il percorso via della Quarconia e uscire da Porta San Jacopo. Sul piatto ci sono due problemi che sono stati sollevati tra l'altro anche da alcuni commercianti, la sicurezza di Piazza Santa Maria e di Porta Elisa.
in corrispondenza di Via dei Fossi, davanti a Porta San Jacopo, davanti a Porta San Gervasio. L'intersezione tra Via Elisa e Via dei Fossi crea uno snodo dove ci sono persone che devono entrare nella ZTL, un grosso flusso di pedoni in entrata e in uscita in quella zona, persone che scaricano accompagnatori o semplicemente scarico delle merci. Quindi abbiamo ritenuto opportuno retrocedere il varco fino all'altezza di Via Santa Chiara, proprio per andare incontro a questa esigenza, tutelando la scuola che c'è e la clinica. Consegnando la possibilità di avere un permesso di entrata sia ai genitori e agli accompagnatori dei bambini, sia per quanto riguarda l'aspetto delle barbantine, consegnando, come avviene in Santa Zita, la possibilità online di inserire chi entra dentro la zona. Quindi rendere più sicura quella zona. Sì. C'è poi l'altro provvedimento, questo su Porta Elisa. Allora, su Porta Elisa, sì. Che cosa ne pensano i commercianti? Allora, Porta Elisa è l'arretramento del barco. Purtroppo viene in un periodo dove, non ci scordiamo, negli ultimi 2 anni sono state tolte 2 scuole da quella zona lì, che sono l'Istituto del Giorgi quest'anno e il Matteo Civitale l'anno scorso. Perciò è una zona che già soffre, perché la mattina d'inverno lavoravano con quei ragazzi lì. Non ci sono più studenti e professori. Non c'è più studenti, qualche anno fa è stato spostato un mercato, non ce lo scordiamo anche quello, perché aveva già avuto una batosta lì. E l'arretramento del barco dà un po' a un segnale che ancora una volta di allontanamento dalla città. Non è stato preso benissimo, ma insomma, tra le cose è quello meno. Il problema è quello per andare alla clinica. Molte persone per andare alla clinica passavano prima del barco, giravano a sinistra e andavano lì. Ora ci saranno nuovi metodi, chiameranno. Però insomma, dire che è comodo come era prima non si può dire. Tanti clienti anche di quella zona lì erano persone che andavano alla clinica o parenti di essi, capito? Perciò insomma un po' di timore c'è per questo, anche perché viene in un momento dove sono state tolte, ripeto, 2 scuole che erano un po' il polmone per l'inverno di quella zona lì, e non ci sono più. Non ci scordiamo, sono migliaia di persone. Quindi non temete di dare una mazzata con questi provvedimenti, o secondo voi sono provvedimenti che possono essere tranquillamente assorbiti, anzi porteranno miglioramento? Ma sicuramente ci siamo posti l'obiettivo di mettere in sicurezza quella zona. Riteniamo anche opportuno allargare l'area pedonale proprio per migliorare la qualità della vita. Io vorrei uscire da questo conflitto. Ma ci sono pedoni. Vorrei uscire da questo conflitto tra commercianti e amministrazione, perché siamo qui a governare un territorio, siamo tutti appassionati e amiamo tutti la nostra città, quindi questa contrapposizione. Ma infatti, scusa, emerge, su Santa Maria poi dopo che sia opportuno. Cioè, parleremo anche di no, perché di avete uscirne. Parlato di Santa Maria, volevo dire che la scelta di Santa Maria infatti è stata accolta bene. Quindi, per il parcheggio. L'obiettivo che si pone chi amministra è quello di vedere insieme tutte le esigenze del territorio. È chiaro che stiamo valutando nello specifico le caratteristiche sia della scuola sia della clinica, però vediamo che Santa Zita funziona, pensiamo che possa funzionare anche la situazione delle barbantine. Questa comunque è un'ipotesi che è sul piatto, non entra in vigore immediatamente, valutiamo anche in questi giorni, visto che aspettiamo le osservazioni, di capire poi il peso di questa singola azione. Riteniamo comunque che il senso unico in Via Elisa possa snellire notevolmente il traffico. Sicuramente e consentirebbe anche di aumentare gli stalli sul tratto di Velisa. Infatti, credo che questo non abbiamo contestato. Sicuramente nelle ore di punta. Passiamo a Porta Santa Maria. Santa Maria. In realtà che poi è Piazza Santa Maria, c'è una nuova strutturazione della piazza, se non ho capito male. Esattamente. Su Santa Maria anche qui abbiamo un problema più volte sollevato sia da commercianti, sia da residenti, sia da chi vive quel territorio, perché l'abbiamo definito tutti quanti un non luogo, perché è una zona parcheggio, una zona di attraversamento per San Frediano e per via Fillungo, via zona San Leonardo, allo stesso tempo anche una zona di carico-scarico. C'è un grande flusso di ingresso di pedoni, di ingresso in uscita, e a tutte le ore è un caos. Per cui su Santa Maria riteniamo opportuna una riqualificazione, tra l'altro condivisa anche con alcune categorie. Commercio è una delle prime che ha portato avanti questa richiesta, andando ad accorpare tutti gli stalli che sono all'interno della piazza. Oggi la piazza la conosciamo molto bene, ha una zona parcheggio entrando sulla sinistra e poi alcuni stalli, 19 se non ricordo male, nella zona centrale. Peraltro quasi sempre occupati. Sempre occupati, diciamo che
è costantemente occupato. È un parcheggio molto gettonato. Bene, per l'amministrazione, sono soldi che entrano. Sono soldi che entrano, è l'ingresso al Fillungo e la zona limitrofa, quindi nessuno vuole togliere quel parcheggio così com'è. Quindi l'obiettivo è quello di accorpare tutti gli stalli, andando a salvaguardare la fermata dell'autobus, salvaguardando gli stalli per i taxi e ovviamente quei pochi sono 5-6 stalli per residenti. L'obiettivo è quello quindi di tutelare l'ingresso pedonale, ripeto, siamo fuori Borgo Giannotti anche per un ragionamento complessivo di quella zona per valorizzare anche il Giannotti, e introdurre un piccolo semicerchio pedonale. Non so se si può far vedere. Vediamo, chiedo alla regia se è possibile mandare la situazione attuale di Porta Santa Maria e poi due soluzioni che sono state ipotizzate dal comune. Possiamo vedere prima rapidamente la situazione attuale di Porta Santa Maria, eccola qua. Come vediamo gli stalli in televisione si vedono sulla nostra destra, nella zona centrale sono i 19 stalli attuali, l'obiettivo come dicevo è quello di accorparli tutti nella parte destra, entrando nella porta a sinistra. Ecco, vediamo una, abbiamo due soluzioni, due ipotesi. Conca è un'anticipazione che diamo a noi TV. Questa è la prima. L'avete vista anche prima di noi. Questa è un'anteprima. Ci ha fatto vedere anche a noi. Si parla ancora di una bozza, quindi è un tema anche questo su cui ho detto finora che ci si è reso partecipi del progetto e poi mi fai vedere noi TV. Prego, assessore, questa è una prima soluzione. È una soluzione che vede sempre sulla destra del teleschermo la zona parcheggio. Con l'inserimento si vede un po', ma nella parte a sinistra c'è una prima zona pedonale. E andiamo sulla soluzione 2. È una riorganizzazione differente degli stalli. Qui è chiamata soluzione 4, comunque. Alla zona del baracchino che è centrale. Comunque, ecco, guardando lo schermo televisivo, sulla destra i parcheggi, sulla sinistra invece libertà per l'accesso pedonale senza più interferenze con le auto il più possibile. Rimane da specificare il discorso su via Buiamonti. Via Buiamonti, l'ipotesi su cui stavamo lavorando era quello di mettere il varco all'ingresso di via Buiamonti per eliminare un flusso di accesso, quindi un'arteria su Santa Maria. Su questo valutiamo anche in base alle osservazioni che arriveranno se mantenere questa azione, questa proposta, oppure vedere in fase successiva, una volta realizzata la rotatoria, anche questo l'avevamo detto chiaro, prima si fa la rotatoria davanti a Porta Saiaco e poi ragioniamo se installare il varco, proprio per andare incontro a questa esigenza di riorganizzare la piazza. Martini scuote la testa in partenza, no. Non è una soluzione peggiorativa in tutti i sensi, ma è peggiorativa anche per la circolazione fuori dalle mura, perché una volta che io entro in Porta Elisa e faccio quel percorso a senso unico come ha prima presentato l'assessore, vado in via Elisa, vado in via Santa Chiara, torno in via della Qualconia e vado nel parcheggio Mazzini, non trovo parcheggio, ho l'opportunità di andare in via Buiamonti e andare in piazza Santa Maria. Con l'ipotesi che dicono loro, io dopo devo lasciare il centro storico, ributtarmi sulla circonvallazione, tirarmi dentro il traffico una volta e dentro la città non ci torno più. È peggiorativo sia per il fuori che per dentro, per chi vuole rimanere dentro il centro storico. Perciò, e poi sinceramente non si vede il beneficio di questo provvedimento, non si capisce perché, snellisce la circonvallazione, te va a ributtare del traffico ancora fuori, mentre da lì io posso da dentro rimanere sempre dentro il centro storico e con un pezzettino sotto le mura ritrovarmi in Santa Maria e fare altre cose, magari devo andare all'alimentare o compaio di tirare qualcosa, così non lo posso fare, devo uscire per forza e rientrare ed è molto scomodo come tutti sappiamo. Perciò questo noi l'abbiamo contestata fin dall'inizio e la contesteremo sempre. Detto questo, su Santa Maria siamo molto d'accordo sul nuovo progetto che parte. Che parte della piazza la dedicano tutta al parcheggio. Una cosa d'accordo c'è? No, più dubbio. No. Devo dire che questo che è giusto, anzi forse l'idea è nata dentro l'associazione nostra, se ne parlò a mesi fa, e creare questa area pedonale sulla parte destra. Va benissimo, l'importante è non perdere posti, perché anche lì sono contati. E tornando legato al parcheggio, a Piazza Santa Maria, bisogna ricordare come mai è nato questo flusso in Porta Santa Maria. Tutto è nato anni fa, quando è stata fatta una rotatoria lì fuori, è stata ripristinata, direi. Una rotatoria fatta bene, perché è una rotatoria che ha ricollegato Giannotti e Porta Santa Maria,
ha creato dei posti intorno alla stessa rotatoria e perciò ha funzionato subito e ha creato, voi lo chiamate caos, traffico, ma sono clienti, cioè voglio dire, una volta sistemati è bene, sono fruitori del centro storico e per noi sono persone che entrano nel centro storico per fare le loro cose, insomma, perciò non è, va benissimo, organizzata così è perfetta. Quando fai un'area pedonale a destra, a sinistra ci sistemi, metti in sicurezza tutto, a sinistra permetti di parcheggiare le persone e poi, ti ripeto, con fuori una rotonda che funziona così è perfetta, cosa che non è stata fatta per la rotatoria che sta quasi per essere terminata fuori Porta Sant'Anna, perché lì sono stati tolti 80 posti a Boccherini e non sono stati ritrovati, o se non verso Sant'Anna, invece andavano ritrovati all'interno come è stato fatto il rotatorio a Porta Santa Maria. Purtroppo non hanno seguito lo stesso criterio. Una purtroppo è fatta bene, l'altra per ora no, comunque poi se ne parlerà per Santa Maria quando arriveremo a Porta Sant'Anna. Comunque su Piazza Santa Maria le questioni sono queste, via Buiamonti e Porta Santa Maria come si è detto. Allora, abbiamo sentito i pro e i contro, assessore, le chiedo di essere rapido. Aggiungo una cosa su Santa Maria, abbiamo chiesto a Metro di fare una ipotesi di parcheggio sotterraneo in corrispondenza della rotatoria. Vabbè, questo consentirebbe di aumentare il numero di stalli a disposizione. Cioè noi vuole dare notizie. Sia di Borgo Giannotti che dell'interno. Cioè, quindi c'è della l'intenzione città di fare un parcheggio sotterraneo? Di fare una valutazione seria con un cronoprogramma, capendo anche la fattibilità tecnica del parcheggio sotto la rotatoria. E quindi c'è un'ipotesi concreta, questo però andrebbe fatta davanti a ogni piacere, Martino. Sì, andrebbe fatta a ogni porta dove si può fare, per dire, allora a questo punto io ti dico, perché visto che abbiamo scavato per fare il sottopasso pedonale davanti Porta Sant'Anna, si poteva ipotizzare anche lì, quello sarebbe stato utile, perché lì veramente sono venuti a mancare tantissimi posti e poi si spiega dopo quando arriviamo a quella zona lì perché. Queste sono buone notizie, però vanno fatte per ogni porta. Speriamo ci siano le forze per fare. Queste sono le notizie che vogliamo sentire noi. Break pubblicitario, torniamo a parlare proprio di sosta tra pochi istanti. Si fa il parcheggio. Terza parte della nostra trasmissione dedicata al piano di dettaglio sosta e traffico in centro storico presentato dal Comune di Lucca. Siamo arrivati a parlare della sosta. Allora, assessore, che cosa è previsto per la sosta in questo piano? Allora, è chiaro che la città di Lucca, come dicevo prima, ha un equilibrio molto delicato per la caratteristica storica, la bellezza del nostro gioiello è proprio la caratteristica delle mura e delle piazze. Nel corso degli ultimi 20-30 anni si sono liberate alcune piazze importanti, penso per fare un nome per tutti, Piazza Grande, oggi nessuno avrebbe l'idea di riportare le macchine in Piazza Grande o sulle mura, come altre zone che sono diventate pienamente pedonali. L'obiettivo è quello di andare a trovare nuovi contenitori sia dentro le mura sia fuori, si parlava poc'anzi della rotatoria di Santa Maria, per fare dei parcheggi in struttura. In quest'ottica ci muoviamo in direzione della manifattura, quindi una riqualificazione degli spazi della manifattura per un parcheggio dove è oggi quello sottoutilizzato per arrivare a un numero di 200 stalli. Poi c'è tutta la partita della Lorenzini che vogliamo riaprire, è fondamentale che quello spazio ritorni a essere zona di sosta e ancora è un ragionamento sotto il cavallo. Credo che quello sotto il cavallo sia quello più lontano per quanto riguarda la programmazione. È chiaro che la città non si fa in un giorno, vediamo l'impegno che stiamo portando avanti con la rotatoria di Porta Sant'Anna, tra poche settimane sarà aperto quel braccio di nuovo, quindi per quanto riguarda il fluido del traffico si snellirà notevolmente per consentire anche a quel pezzo di via Catalani e raggiungimento di Porta Sant'Anna di snellire molto il traffico ciclopedonale. Martini, questa è la sosta, voi siete stati molto critici. Sì, molto, molto critici e preoccupati. Preoccupati perché si parla di Piazza Grande, no? È partito da lontano l'assessore e mi fa piacere che lo ricordi, che Piazza Grande fu chiusa e resa pedonale. Però ricordiamoci una cosa, che il giorno prima di chiudere Piazza Grande per iniziare i lavori, per renderla pedonale, fu inaugurato il parcheggio alla caserma Lorenzini. Cioè ci fu qualcosa, dato un cambio, levarono i posti ma ne hai detto dei lati. Purtroppo
sempre questa amministrazione qui nel primo mandato ha chiuso la Lorenzini in maniera scellerata, in maniera troppo precipitata e voglio dire, purtroppo siamo senza 130 posti macchina in una parte della città che ne ha di bisogno ed era il sostituto naturale di Piazza Grande, dove il Lucchese l'aveva preso come sostituto di Piazza Grande, e questo è stato veramente un grosso errore che lo rimarchiamo sempre. Dispiace che è bizzarro poi insomma pensare che chi poi l'ha ideato era l'assessore di prima dell'amministrazione prima di Tambellini, ora è la direttrice nuova di Confesercenti, no? Insomma, a tutelare le attività. L'ex assessore Pierotti. Sì, infatti, dispiace, proprio lei insomma, ha preso delle decisioni quando era assessore, una, questa qui, più terribile e terrificante, altre sono state prese, come per esempio togliere la sbarra al parcheggio, quella accanto al Cittadella, che poi dopo è stata ripristinata dall'assessore Marchini di fretta e furia perché non ci stava più andando nessuno, e messa al parchimetro, che fu un errore grosso, come quello fuori, il Carducci, tuttora purtroppo sempre a parchimetro perché non funziona, invece una volta c'erano le sbarre e andava molto meglio. Quindi in sostanza, secondo voi c'è crisi di parcheggi e da questo piano voi vi aspettavate qualcosa di immediato allora? No, perché l'ho detto, la riapertura del parcheggio Lorenzini, noi eravamo contenti perché pensavamo lo mettesse a Stalli Blu come era prima, e invece lo dedica tutto ai residenti, cioè questo è un affronto che non possiamo accettare, quello era il nostro parcheggio, gente che veniva nel centro storico, era quello nostro nel senso non dei residenti ma di gente che voleva nel centro storico e a fare shopping, a godersi il centro storico anche se non sei residente. Non solo, nello stesso tempo non ci scordiamo, la manifattura sono anni che aspettiamo, e saltate tre volte fallimenti, un casino dietro per l'altro, e non si capisce ancora, 200 posti sono troppo pochi, rimediare 200 posti da un contenitore del genere. E no, devo continuare, chiedo scusa, ma devo continuare, perché quando hanno fatto la rotatoria hanno tolto 80 posti al Boccherini, piazzale Boccherini. Parliamo di Porta Sant'Anna. Ma è tutto collegato, cioè questi posti lì dove sono stati recuperati? Da nessuna parte, sono stati tolti quelli intorno a Piazzale Verdi, cioè... Una volta c'era un progetto che tirò fuori l'assessore Bove, che quando spostavano il terminal bus da un'altra parte, non so dove, al Palatucci, c'era un'ipotesi, o se non al nuovo, dove c'è lo scalo, merci, volevano mettere un parcheggio di 80 posti, non se ne sente più parlare neanche di quello. Cioè noi siamo preoccupatissimi per queste zone qui, non ci sono più contenitori. E quelli che ci sono messi in condizioni di lavorare male, come i Palatucci e i Carducci, che sono a parchimetro, e un parcheggio così lontano fuori dalle mura deve essere, allora, deve avere un altro servizio. Martini è stato chiaro, quindi secondo Confcommercio, ma secondo anche altre organizzazioni, ci sono pochi parcheggi a Stalli Blu in centro storico, si aspettavano qualcosa di immediato da questo piano, ma sono preoccupati anche per la prospettiva, se non ho capito male, perché non vedono buone prospettive un aumento deciso di questo tipo di parcheggi. Lei che cosa risponde, Assessore? Diciamo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. L'obiettivo nostro è di andare a riqualificare quella zona di Porta Sant'Anna con la manifattura. Noi immaginiamo la manifattura a pieno regime, cioè una parte che sappiamo bene è destinata all'amministrazione comunale con uffici di sportello al pubblico, e poi un'altra zona che invece avrà altre funzioni. Diventerà un polo attrattivo fondamentale, quindi sicuramente i parcheggi limitrofi saranno strapieni e sicuramente ci sarà un'attrazione maggiore rispetto alla situazione attuale. Questo anche in una logica di attenzione al commercio. Noi abbiamo colto l'occasione di salire su un treno, a volte i finanziamenti passano, bisogna essere pronti lì col progetto, come oso dire spesso, e salire sul treno. Mi riferisco a quello della riqualificazione di tre piazze, la piazza davanti al Real Collegio, la piazza Bernardini e quella zona della salita accanto alla Cavallerizza. Ora, ragioniamo sulla Cavallerizza. La Cavallerizza, la prendo larga per arrivare a un ragionamento complessivo. La Cavallerizza ha visto solo quest'anno oltre 83.000 presenze della mostra di Sgarbi, e sono persone che sono arrivate a Lucca, alcuni lucchesi, altri no. E su questo potremmo fare altri numeri, oltre 300.000 visitatori del circuito delle torri del Giardino Botanico, solo 250.000 visitatori della Torre delle Ore, che è il simbolo della città, della Torre Guinigi, che è il simbolo della città, oltre 30.000 di Torre delle Ore.
40.000 visitatori e più del giardino botanico. Sono numeri importanti, per non parlare del 500.000 che vengono ai comics, oltre 270.000 biglietti staccati, e il Summer Festival, oltre 120.000 presenze. Questo per dire cosa? Per dire che la visione complessiva della città vede nel suo complesso una serie di interventi importanti, alcuni dei quali, come la manifattura, purtroppo, dico purtroppo perché nessuno è ci così gode. Matto da goderci o sperare di non risolvere il problema, che ha visto due fallimenti importanti. L'assessore Mammini si sta impegnando molto su questa attività, ricordo l'impegno dell'assessore Mercanti per quanto riguarda la collaborazione con i commercianti, penso solo a Natale, oltre 100.000 euro di investimenti. Questo per dire che la visione ce l'abbiamo complessiva. Lì alla manifattura i posti previsti sono 200. Sono 200, dove oggi c'è il contenitore del sopraelevato, 160. Non vi basta. Più, fermi. Più al piano terra sono previsti altri stalli, perché con la riqualificazione della zona fronte mura sono previsti al piano superiore varie tipologie di funzioni e al piano terra altri parcheggi. 200 tutti a stallo blu o da dividere? 200 stalli blu all'interno dell'attuale cittadella. Questo fra quanto? Tempistica? Vede che le dà altre notizie, Bove. Soltanto TV. Tempistica, nei prossimi mesi andremo ad approvare la variante della manifattura e dopodiché si spera che possano iniziare. Allora vorrei rispondere un po'. E finisco su Piazzale Verdi. L'obiettivo nostro è quello di raggiungere finalmente un hub, vale a dire uno scambio gomma-rotaia alla stazione, perché oggi non si può più parlare di un terminal bus a Piazzale Verdi, è necessario spostarlo accanto alla stazione proprio per migliorare il sistema di mobilità dell'intero territorio, non solo della città di Lucca ma della Piana. Si parla di raddoppio della ferrovia. Speriamo che nel corso del 2021 inizino i lavori finalmente anche della tratta nostra, quindi maggiore percorribilità per arrivare a Firenze, è fondamentale che accanto alla stazione ci sia il terminal bus. Questo consentirà di fare altri stalli in Piazzale Verdi. Rapida replica di Martino. No, rapida, siccome ha parlato vari punti. Sì, no, cerchiamo dire, di stringere. È vero che lui ha portato i numeri delle torri, dei visitatori, e va benissimo, che sono tutti concentrati in una parte della stagione, la maggior parte, cioè da Pasqua fino a ottobre, no? E va benissimo, e quello serve. Però non ci scordiamo quello che ha perso il centro storico, perché il centro storico ha perso per ultimo, come abbiamo detto, tre scuole importantissime dove d'inverno erano un polmone fondamentale per l'attività. Poi non ci scordiamo tutti. Che torneranno, ma il futuro bisogna essere se resiste. In più, diciamo un'altra cosa, dovevate riportare gli uffici nel centro storico, siamo stati a portare quelli in via Bigongiari e basta, cioè non ci sono state più funzioni, sono stati allontanati tutti dal centro storico, non c'è più niente, non c'è più un ufficio, e si sono allontanati con loro tutti i privati, commercialisti, geometri, avvocati, gli studi sono andati tutti fuori, perché è difficile da raggiungere per un cliente un ufficio, e lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi, la lamentela d'inverno si trasforma questa città qui. Allora, siccome ora si lavora in un momento dove la concorrenza non è più il centro commerciale, il supermercato, che già quelli hanno parcheggi gratuiti, sono ampi e gratuiti i parcheggi, non ti bani perché con l'ascensore sono. Ora si combatte anche contro l'online, dove la roba te la portano a casa, dove addirittura stai sul divano di casa, perciò la concorrenza è aspettata anche per quello. Se noi non diamo una possibilità di parcheggiare agevolmente vicino, e la gente si allontanerà sempre di più, perché se ti ci vuole mezz'ora, spendi 20 euro e poi magari prendi anche la multa, io sto sul divano e la roba mi arriva a casa. Questo è noi che chiediamo, questo è l'aiuto che chiediamo a noi, è importante. Però mi chiedo rapidità anche a lei, forse è preferito. No, dove ti rispondo? Un'altra volta. Penso alla domenica, dove c'è maggiore gente, no? Ci sono flussi di visitatori. Non vogliamo diventare la città della domenica, no, noi. No, però anche la domenica uno per prendere un caffè a volte ha difficoltà, quindi da parte di tutti. Ma sono aperti tutti i bar della domenica. Va bene, va bene. Di squadra. Per l'interesse complessivo. Va bene, allora abbiamo sentito le due posizioni, dobbiamo fare l'ultimo break pubblicitario, poi l'ultima parte parliamo del trasporto, dello scarico merci, insomma dell'accessibilità alla ZTL, e poi tiriamo anche le conclusioni, a tra poco.
Allora, ultima parte della nostra trasmissione, parliamo adesso di una parte comunque importante del piano di dettaglio del Comune di Lucca sul centro storico, quello dell'accessibilità dei vari mezzi che sono a servizio degli artigiani per lo scarico e carico merci di tutte le categorie. Voi avete cercato di modificare qualcosa anche in questo, su questo argomento. Faccio una brevissima premessa, è entrato. Spieghiamo le cose. Non faccio abbiamo installato accanto alle ZTL, le telecamere della ZTL, un'altra telecamera che legge un RFID. Un RFID è un piccolo codice a barre che oggi ormai, come l'antisaccheggio, è in tanti centri commerciali. Questo verrà consegnato, è già iniziata la procedura di consegna alle varie attività che trasportano merci all'interno del centro storico, che consente di far cosa? Consente di avere l'orario di ingresso e l'orario di uscita di ogni singolo mezzo. Questo ovviamente permette di avere dei dati concreti, monitorati ad ogni giorno, di quanti mezzi ci sono e quanto stanno nel centro storico. Il progetto si chiama Life Aspire, è un progetto che va nell'ottica proprio di liberare alcune zone, penso al Fillungo, via Santa Croce, via San Michele, che è un obiettivo che ci siamo posti come città, credo che questo sia interesse di tutti, dal residente al commerciante, al turista, a chi semplicemente fa una passeggiata, e quindi garantire ovviamente il rifornimento delle merci, ma anche l'approvvigionamento a diverse tipologie di attività come gli artigiani, e allo stesso tempo però rendere le nostre strade, le nostre piazze più libere dai mezzi. Questo è un primo step, l'obiettivo è quello di andare a rivedere le fasce orarie, le tipologie di permesso e le fasce orarie di ingresso e di uscita, e pensiamo con una collaborazione del Ministero di poter sviluppare questo tipo di tecnologia. Oggi daremo solo dei punteggi che sgravano i costi del permesso, quindi il corriere che entra e rispetta tutte le normative avrà uno sgravio sul costo. Domani pensiamo di poter attivare altre azioni per poter rendere i rubinetti ancora più chiusi. Su questo settore cosa dicono? Sì, ci sono delle cose che per conto mio, vabbè, davano anche rivista anche lì, perché non so se l'hai detto, ma ora chi ha i figlioli nelle scuole nel centro storico deve pagare 30 euro l'anno per poter portare dentro il figlioli a scuola, insomma, anche questa è una novità che non aveva detto, la dico io, è un altro deterrente, bene o male, insomma, tutto si fa, per noi abbiamo paura di queste cose qui, sono tutti ostacoli al centro storico. Per quanto riguarda il carico e scarico, non possiamo che essere d'accordo, cioè su liberare le vie principali, le piazze, di fronte alle vetrine, i furgoncini parcheggiati, è una lotta che abbiamo sempre fatto insieme. Non è facile, perché sappiamo bene che poi trovare gli orari, trovare le zone, che già una volta è stato fatto un progetto e dove avevamo visto insieme, che devo dire che avevamo partecipato anche noi, delle aree di sosta che poi non hanno funzionato. Non l'avete fatto solo voi, ce l'avevamo anche noi, perché ci interessava anche a noi a quel tempo lì, questo progetto per levare da via Fillungo i furgoncini a mezzogiorno, alle 11:30, che nessuno ce li vuole, noi per primi, ci mancherebbe altro. Però non è semplice, l'abbiamo visto che insomma sono tante entrate, non è agevolare anche i corrieri, una cosa che va rivista un po' tutti insieme, non sarà semplice questa cosa qua. Allora, siamo alle conclusioni. Martini, se io dico che voi la prima cosa che chiedereste al Comune sarebbe quella di riaprire la Lorenzini e tutta con stalli blu, dico come era prima, non si no? Chiede nulla di nuovo. Allora, il progetto di Santa Maria, una volta se lasciano via Buiamonti, siamo completamente d'accordo col progetto nuovo, che non si perde gli stalli. E andando in via Elisa, sinceramente va visto, come ha detto l'assessore, comunque se poi ci tornano le scuole dopo si riavviva la situazione, perciò non dovrebbe un varco spostato di 30 metri, vediamo, ma non, si pensa a tutti che non dovrebbe fare grossi danni. Invece per quanto riguarda la parte di Porta Sant'Anna abbiamo bisogno di un contenitore lì, perché sono stati persi tutti, non stiamo a rielencare tante volte, c'è bisogno lì. E la Lorenzini è fondamentale, perché quella è il polmone che poi rifà lavorare anche il Cittadella, che prima si riempiva quella e poi riempiva il Cittadella, era una conseguenza. E per tutta la zona sud-ovest è un polmone che non possiamo rinunciarci. Assessore, che cosa risponde a queste richieste? Valuteremo nei prossimi giorni, l'obiettivo nostro è quello, come ho detto, di aumentare il numero di stalli con dei contenitori che oggi non ci sono, quindi andranno trovati contenitori nuovi, perché poi se no diventa una guerra tra poveri, uno stallo più, uno stallo meno, non credo che nessuno sia intenzionato a questo. Uno, due, no, 130. L'obiettivo quindi è quello di andare a realizzare questi nuovi contenitori, e aggiungo un altro aspetto che
credo che sarà una grande novità, è quello con il piano operativo. Sarà possibile destinare alcuni immobili, alcuni fondi di piano terra come autorimessa, come garage. Questa sarà la possibilità di aumentare il numero di stalli a disposizione del centro storico. Credo che sia soprattutto a vantaggio dei residenti, ma in un'ottica complessiva è un ragionamento che porterà nuovi addendi a tutta l'operazione. Va bene, vi ringrazio. Martini, stavolta è lui che vuole avere l'ultima parola. No, perché prego. Una cosa che non abbiamo parlato è quello delle 19 per il parcheggio promiscuo. Noi non siamo d'accordo, volevo dire anche su quello, perché le 19.30 ci sembra più che sufficiente, se no si rischia che quei pochi parcheggi blu che ci sono a disposizione alle 7, mettere a disposizione per tutti i residenti, dopo veramente non trovi più posto, sono pochi, e in più anche presi dai residenti, insomma noi come si deve fare, la gente come deve fare per venire in città, è veramente un problema, diventiamo la città della domenica, quella che noi non vogliamo, spero che non lo voglia neanche l'assessore. Assessore, su questo? Vogliamo una città accessibile a tutti, questo è l'obiettivo, ripeto. Lucca si sta riqualificando fuori le mura, c'è un grande attenzione all'interno del centro storico, credo che tutti quanti siamo d'accordo che la qualità del decoro e del miglioramento del sistema Lucca sta crescendo grazie alla collaborazione delle varie attività che ci sono sia dentro che fuori le mura. Va bene, grazie a Bove e Martini, speriamo grazie. Di aver introdotto nuovi elementi di discussione che possano far trovare soluzioni il più possibile condivise per il centro storico. Grazie ancora, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a voi.